Sì, prova. Good morning, you speak English. Sono che sa sai. I fusilli con un bongo, quando so che so con un bongo. Io non so con un bongo. Cosa hai messo nel caffè? E la figlia che va a cantare. E poi la canta. A tu. Tu barco. Ecco qua. Buon pomeriggio, buonasera, buongiorno. Buonasera che replica, non si capisce a niente. Però dovevamo fare uno speciale sul ponte di Calatrava. Noi vogliamo le emozioni della gente. Poi per quanto riguarda, un secondo, per quanto riguarda tutto il discorso istituzionale, c'è la grande C che sta facendo la diretta. Quindi per noi, lei chi è, scusa? Lei è Calatrava? Sono Calatrava. No, cala... no, scherziamo a parlare. Cala spaghetti. Dunque, lei è qua stasera. Sì, esatto. Per che cosa? Per vedere l'evento del ponte di Calatrava. Quindi lei è favorevole. Ovviamente il nostro amatissimo sindaco, Mario Occhiuti, che merita... Occhiuto su tutti i plurali. Io sto dicendo Occhiuto. Mario Occhiuti. Buonasera, ma io ho fatto pure i capelli. Occhiuto. Allora ragazzi, noi faccio prima di fare la trasmissione, facciamo una cosa. Signori, facciamo cadrine, si va avvicinando, facciamo una piccola salute. Noi registriamo le emozioni della gente, positive e negative. Taglieremo solo qualche parte se qualcuno si esprime in malo modo. Grazie signora per questa bella, buon pomeriggio. Buonasera, lei è qua stasera per seguire questa... Sono molto contenta e felice che hanno fatto un bellissimo ponte. E passa una bella serata. Passiamo una bella serata. Quando me ne vai a casa. Passa una bella serata. Saluto il nostro collega Serafe. Allora ragazzi, qua, ma perché non mi fanno entrare prima? No. Non mi fanno entrare prima. Scusa, no, rispettiamo l'istituzione, ragazzi. Quindi ancora è chiuso. Di dove siete voi? Di Cosenza. Giustamente stanno lavorando, vogliamo andare a salutare i nostri colleghi, caro. Grazie amico mio, grazie veramente. Allora, ecco, questa è la postazione della C. In domanda a chi mi trovo, in domanda, giusto per caso, a chi trovo? Vuoi pigliare a casa, vuoi pigliare a giro? Caro Francesco. Come stai? Mamma mia ragazzi, non avevo visto questa grande struttura. La C è sempre più in alto, sono 104 metri e noi siamo a 105. Che meraviglia. La C 105 metri. In diretta, quindi noi per motivi di grande rispetto non vorremmo vedere tutta... Aspetta, a me piace dalla sinistra. No, sei più alto. Va bene così. Ci scacciamo, mi sta provocando. Dunque, quali saranno i nostri programmi? Anche tu, ma hai messo dei 5 kg, Franci, qual è? Franci, i programmi futuri, poi mi presenti i colleghi. Permette signora. E poi io e te quest'estate in giro per le piazze, quella strana coppia. Ti piace? Certo sì, su 10 anni che mi fa. No, l'ultimo spettacolo che abbiamo fatto a Cetrara, se non mi sbaglio. Molto bello, è stata una grande serata. Lui è un grande cabarettista, è uno forte, un animale da palcoscenico. E tu un grande presentatore. Caspita, un grande organizzatore. No, è sincero, tu lo sai. Come sei sincero tu nei miei confronti, sono sincero nei tuoi confronti. Quando abbiamo qualcosa da dire, ce la diciamo anche in malo modo, però rimane sempre la grande stima e affetto. Noi ci telefoniamo tutti i giorni, Grazie, è vero. Allora, mi presento questa grande struttura, per favore, così conosciamo i nostri colleghi. Guarda, quanti... ci sono tutti i tecnici. Ragazzi, buonasera. Antonio, ci conosciamo Marco, solo. Antonio, buonasera. Tutti bravi siete, veramente. Marco. No, io perché mi sarà una pistola, è contento di conoscerci. Sai a capo, vieni a casa per 100 euro. E ne spartiamo casomai, buonasera. Ragazzi, vi devo dire una cosa onestamente. Siete bravi ma siete brutti, però vedo che la verità. No, scusa. Ragazzi, ma ci seguite almeno voi, ci seguite? Io no. Perché? Sto fuori regione. Ah, questo mi dispiace. Fuori regione. Ah, io scherzo ragazzi, ma non è che siete brutti, però onestamente è che scherzo, cioè. No, buon lavoro ragazzi, buon lavoro. Seguiteci anche via internet, no? Anche se la fece che avete visto adesso. Via internet ci state. Eh sì, la c.itv, no? Giusto. La c.itv, e qui c'è, guarda.
lui lo conosco, il grande scenografo, mi stava basando lo mosso. Il grande scenografo, questo qui ha fatto le più belle scenografie, Mado Chiuz, a mia manguno me ne ha fatto. La cosa, incredibile è che ai grandi eventi tu vedi sempre le stesse persone, Guaglianone, il gruppo che significa, DJ Service, la Gigliotti, cioè, grazie, sempre gli stessi. Vuol dire che lavoriamo con grande entusiasmo. Da 30, 40, 50 anni sono 50. Diciamo, però mi piace questa 3, cosa. 4 anni. Ci siamo ritrovati, guarda caso. Andiamo insieme. Basta un passo. Quella strana coppia, quest'estate su tutte le piazze. Pubblicamente dico ci sono. C'è una domenica che poi si rifardita. E arriverà anche una domenica. Arriverà anche tu la domenica. Non volevi idea, non lo volevi vedere. No, una domenica che facciamo una quadara, facciamo. No, nella prossima stagione, una domenica così io lo Vabbè, ragazzi, allora mi fate conoscere, lei è il signor? Muti. Che lavora anche qui in questa grande struttura. No, sono con la sua... Con la sua truppa. Con la sua agenzia. E con Francesco. Francesco, siamo in buone mani. Questa è la grande struttura, Francesco. Sì, è certo, facciamo vedere, no? Antonio, puoi entrare? Sì, certo. Accompagno. Raga, io scherzo, non è che... lo sapete che... Cioè, bello un G-City, però voglio dire, non è che... Buonasera. Ragazzi, facciamo vedere questa struttura grande, ragazzi, in tutto il... Possiamo, sì? Vai tu con la telecamera. Quante telecamere ci sono? Sono 5 camere più una radio. Poi abbiamo i servizi sulla macchina che facciamo i replay, facciamo i sottotitoli, tutto quel lato lì. Quante persone siete? Allora, siamo... Cioè, per fare una regia mobile, quante persone ci vogliono di solito? Ma come oggi siamo almeno una quindicina. Cioè, ragazzi... E veramente si respira grande aria di professionalità. Complimenti ragazzi, buon lavoro, in bocca al lupo, viva il lupo si dice. Viva il lupo ragazzi. No. Allora, noi facciamo questa parte qua, Francesco, buon lavoro. Ciao caro. Ci vediamo prestissimo. Molto presto. Permette signore, tutti i giorni alle 14.30. Dammi una replica. Gigliotti. Dammi una replica ieri, a notte. Ieri sera sei andato in replica, te lo sapevi, no? No, grazie. Grande idea, a luna di notte, il 26 o giorno 1? Giorno 1. 26 dicembre, quindi... Il giorno 2, mi sembra, giorno 1. Gigliotti, 20.000 ascolti. Ci siamo sentiti, ecco perché c'è una grande sinergia. Non vedatevi di quelli che fanno blu. Noi ci scontriamo anche, ma ci vogliamo bene, professionalmente e anche di cuore. Ciao, lascia una coppia. Ragazzi, andiamo l'uno verso là, buon lavoro. Mamma che struttura, ragazzi. Ah? Sì, ma no, non posso staccare. I diritti d'autore... Sì, sembra che la gente c'è. Facciamo 50-50. Zio. Allora, dove c'è? Beh, signore, fate un applauso all'autobus. Piano piano. Ragazzi, vi presento Rintintino. Perché non lo fate arrabbiare? Basta. Non te la faccio entrare. Ma scusa, se tu la porti sempre dietro. Tu ogni tanto deve... Guarda che me fa... Ecco. Ragazzi, Ando, sorridi un pochino perché tu già sei brutto come un morso, nel senso buono. Però sorride. Questa è la nostra struttura. Bella. Andiamone. E arrabbiato. Signora, grazie per la ripresa. Lei di dov'è? Ah, c'è la tua compagna, questa. Buonasera. Lei stasera in questa grande occasione? Certo. Ma tanto pezzi, ma fatti meglio mai ricchi di tanto. Scherzo. Guarda che tu sei cadendo a compulsivo. Anna Rita. Eccola. Collega assistente sociale, ragazzi. Quanto tempo che non ci vediamo? Non lo so, sono anni. Sei sempre bella, Anna Rita. Sempre no, bella. Sono vecchia. E basta, Gina, sto lavorando, Gina. Esco. Andò, questa tosse non mi piace. Piano piano, rilassati un pochino. C'è il dottor Cilurso, posso chiamare? Vieni qua, saluta. Ecco, come si lavora con grande serietà. Grazie. Me lo fai un saluto a Luca, a tutta la vostra struttura. A tutti i tecnici della C. Bravo, perché serietà, professionalità e grande simpatia. Serietà e professionalità. Anche il nostro regista Gianluca Gigliotti è scomparso. No, Gigliotti. Gigliotti. Posso salutare il dottor Cilurso un secondo? Un secondo non è per dire...
In bocca al lupo. Zio Pino, grazie. In bocca al lupo e soprattutto complimenti a te. Grazie. Hai visto che grande servizio pubblico bellissimo, abbiamo organizzato. Ciao, ciao, tu sei Topos, benissimo. E lui, questo abbiamo fatto... Chi è? Lui come si chiama? Ginetta. Ah, Ginetta, benissimo. Ok. Dottor Cilusso, noi lo chiamiamo... Franco Cilusso, no, amico, da quanto tempo ci conosciamo? Giusto per dire... Almeno da 40 anni, ma giusto per non dare qualche informazione di più. Diciamo 40 anni così ci vedete giovani a tutti e due ancora. Grazie di cuore per questa grande struttura, per questa vostra grande accoglienza. La C, canale 19, tutti i giorni avete guardato, non solo alle 14:30, perché è una grande struttura. In bocca al lupo. Grazie, grazie. Chiaramente ringraziamo il nostro editore. Assolutamente sì. Nessuno sarebbe qui di noi. Assolutamente sì. Il grande editore è l'autoressa Maria Falduto. Assolutamente sì. Maria Grazia Falduto. Un bacio. Ma vi sopporto ancora per quest'anno? Vi voglio bene, grazie. Amico mio, quando la feci... No, sì, no, questo va tutto in onda, sta a voi, io sono pronto. Allora, sentiamoci in settimana. Grazie Franco, grazie di cuore per la stima reciproca. Allora, dov'è Gigliotti? C'è un... Ma basta, libera per favore, falla divertire, che vuole il fidanzato. Che verginella ancora. Allora ragazzi, io chiuderei. Dov'è Topos? Dov'è Gigliotti? No. Shhh. E basta. Abbiamo uno scontro frontale. Basta, per favore, basta. Non potete vedere una femmina che abbia piunnato subito, piunnato. E basta. Oh. Signore, buonasera. Facciamo qua questa prima. Poi facciamo vedere. Ragazzi, che struttura benedica. Aspettate che apro. No, signore, non vi facciamo niente. Giuro. Andiamone. E basta, per favore, dai. Che poi te ne faccio trovare un'altra, eh. Buon lavoro, ragazzi. Dov'è Gigliotti? Ma questo mi... Facciamo questo ponte. Giglio, vieni qua. Scusa, ti chiami come me e te ne vai. Tu sei il regista. Sì. No, questo è una tua scumpi... Basta! Cioè, guardate che tu sa mangiare, ragazzi. Sa mangiare. E basta! Ma che da volevo fare, zio Fino? Ragazzi, allora, Gigliotti da dove? Catanzaro. Però origini di Colosimi. Colosimi no, ci siamo già stati però... Quindi tu sei il regista? Sì. Tutti i Gigliotti, su lui sono un po' però intervistatore. Complimenti però, eh? Grazie. Ragazzi, bocca al lupo. Ho visto questa grande struttura, veramente. Bellissimo. Grazie alla C, Canale 19, che ci fa lavorare con grande gioia ed entusiasmo. Sempre. Vuoi salutare qualcuno? Qualche Gigliotti? No, voglio dire che lavoro non ci n'è. Ma vagabond! Grazie amico mio, andiamo noi. Allora, ragazzi, voi siete della... Perché noi facciamo le cose prima, facciamo, non dopo. Perché qua c'è tutta la gente, tutte facce. Guarda là, scusa, guarda che panorama. Spingitore del crinolino. Si sta affogando. Ma non deve arrabbiare, allora scusa un attimo. Ginetta, e nendo. Gina, basta! Sei l'amore mio tu! Ma ci vanno chi carca. Chi ci carca la testa? Voi chi siete praticamente? Gli spingitori dal carro. I mottatori delle crinoline. Queste cupole. Fateci vedere ragazzi. Facciamo questo per mezzo signora, come lo facciamo noi, no? Poi le interviste istituzionali le fate tutte voi. Che cosa sono queste ragazze? Sono crinoline si chiamano. E che si può dire? Le ballerine di sopra. E noi siamo di dentro che non ci vediamo che gli spingi. Sembrano che volano su questo ponte. C'è la cosa che dovrebbe essere automatica e spinta in realtà. Cioè questo qua per loro sarebbe una grande gonna. Sì. Avete visto che vi facciamo vedere noi? Noi i ballerini che facile, vai belle, ma quelli che lavorano su loro sono. È normale. Però di dove siete voi? Cosenza. Tutti Cosenza. Io capisco mo perché vanno messi i sotto. No, guarda pure lì, fate scelto mia. Convenzo che ci volesse sapere tu. Sì, perché la verità sì. Però sono l'orecchio proprio. Sempre che dico no, pare. Sì. Sei più di qualcuno. Figli papà. No, Rino. Vedi che era? Rino che? Leuterio. Ah, grande Rino Leuterio. Vieni qua. Ciao Rino, vieni qua. Allora, questa qui è questa grande struttura che voi chiaramente siete i manovratori. Sì,
più di italiano. Dei gluteri. Ma voi vedete, dei gluteri. Lo posso pure io, scusa. Fate i bravi però. Che sono minorenni. Tu sei anche uno spingitore. No, no, no. Tu chi sei? Io faccio parte dello staff. Quando inizia alle 18, noi poi non facciamo vedere questa cosa qua, perché facciamo l'anteprima, il backstage, come dicono i dot. Perché poi c'è la cica, tanto ma tu dici che c'è qua? E questo fa? È come se arrapation, un po' bene la fine che su si sta a carcare. No, carcare, ragazzi, gli animali ne fa pure che le cose che facciamo noi. Qua ne facciamo, ma non lo so se voi facete ancora. Voi, tu sei sposato? No, no, grazie a Dio ancora non ce l'ho questo. E allora me lo interroga. Un grande carcarazzo. Ha detto la pica marina. Chissà un mal ricordo, però è una grande. Aiuto, aiuto, bene, aiuto, bene. Bene, bene. Guarda che scappino che si è messo dopo, si chiude dentro me. E basta! Basta! Vuole giocare? Ma che fatica di giocare? Se mi rompe, torna che su te. Vagabondo. Ma vagabondo, che era ormai. Ci sarà un film adesso. Sì. Allora, ha detto a picca. Basta, vieni qua, stop! Che fatica non ce n'è! Ha detto la pecca marina ha pescato in bacchio. Che lavoro non c'è? No, ha detto la pecca marina. Il lavoro è una ricchezza. È una rovina. Rispondo un cargarazzo. Sul lavoro. Dai, che per caso. No, cioè, vabbè, no. Ti manca. Ragazzi, chi si sono. Queste sono bene poetiche. Facciamo vedere chi lavora veramente per questa grande. Grazie, ragazzi. Passami il like. Andiamone. Accompagnatemi, ragazzi. Bravo. Ogni giorno alle 14:30. Adesso seguite sabato e domenica quelli che vanno per Polista. E basta, Gina. Quindi questo qua penso che ci vorrà almeno la prossima settimana. Ci vorrà martedì. Martedì alle 14:30. Mi raccomando. Quale tempo? L'ultima cosa che vi prendo, l'ultima cosa. Se vogliamo stare in contatto, trovate la pagina ufficiale Pino Gigliotti, cliccate mi piace e poi ci sono pure i caramelli, così stiamo sempre tutti in contatto. Divertito. Un canale qual è? Sempre. Canale 19. Grazie ragazzi, buon lavoro. La gente che lavora veramente, ragazzi. Già. Andiamo in Nicca. Cosa orfei? Che ne so? Andiamone. Buonasera. Qua è tutta l'organizzazione. Possiamo. Non è una tosse buona questa, Ando. Ando, scusa, allora. Non è il raffreddore, è proprio una tosse cane. È un raffreddore. T'ha mescata la gine. No, Ginetta non sta. Non si è così fuori, te c'hanno per munito. Li vogliamo bene. Che funzione ha lei qua? La regista. L'elettricista. No, la regista. La regista. La regista di tutto. Di dov'è lei? Di Milano. Di Milano. Sì. Pensate, cara collega. Scusa, no, la persona che aveva fatto. No, l'ho chiuso per sicurezza. Grazie. Invece in gala. Dice che si fa con la borsa. Pensa che io dovevo venire, ci siamo del tuo, se mi posso consentire. Certo. Dovevo venire a lavorare a Milano 30 anni fa all'Inbes. Invece ho scelto questo. Invece hai scelto questo che cosa? È la C canale 19, signore. No, un zero. Cos'è? La C canale 19. C canale 19. Facciamo la diretta. È una televisione molto importante. Se no c'era io, signore. Allora, come si chiama meglio, la regista? Meglio dell'Inps. Meglio dell'Inps. E che ti lamenti? Meglio no, sono ho però detto. Lui ha la tosse. No, è compulsiva. È compulsiva. È una tosse sì. Come mi piace proprio. Il cane? Il cane te n'era. No, che c'hai tu? Ferma. Saluto l'autoressa. Non abbiamo un bigliettino. Mannaggia. Che meraviglia, guarda là. Avete un bigliettino nostro? No, zio Pe. Basta, manche. L'elettricista, la regista, un altro. Grazie, dottore. Quindi lei manovra tutto, insomma. Tutto. Manovro come tutto si chiama? Monica. Io non ho purtroppo un bigliettino. Pino Gigliotti, se lo ricordi? Pino Gigliotti, e come no? Lei ricorda un Giglio su 8 Gigli. È il famoso Pino Gigliotti. Mi conosce? Quello dell'Inps. Ex direttore, futuro direttore. In bocca al lupo, grazie per la sua simpatia. Grazie. Per la simpatia e per la sua grande energia. Ragazzi, ecco qua. Salutiamo tutti qua. Sempre la C siete? No. Vabbè, salutiamo un stesso. Private, ragazzi. Che fate? Siamo tuoi fan da tempo in memoria proprio. E perciò siete simpatici, sì. Che chiedono i fan su tutti i cromusso. Ragazzi, quindi registrate tutto. Oggi facciamo foto e video di questo evento e le pubblichiamo sulla nostra pagina Facebook. La potete anche dire? Sì, ti lasciamo pure un bigliettino. Però dopo scambiamoci le tu parlo figli macari. Ti lasciamo un bigliettino. Da me, no scherzo. Ragazzi, che è un grande
Allora, diamo anche video foto, ragazzi, vedete, facciamo anche pubblicità agli amici. Grazie. Trovate Pino Gigliot, cliccate su... Sì, già ti seguiamo da una vita proprio. Si chiama Sinergia, in modo simpatico. Ogni sabato, puntuale. Il sabato a me mi dà un'altra replica, occhio. Occhio, si stava a campare bella bella. Qui siamo un po' da doppio senso, bella, due esci di là. Lo sai come si chiama questo ponte? Sì. A Calatrava. E che significa? È un bello ponte. Collega via Pompiglia a Cosenza. Con Pordenone. Infatti, guarda questa tosse. Ragazzi, al medico di Andone, non c'è capo se deve fare. Aspetta, aspetta. E si va bene. Ciao ragazzi, bocca al lupo. Viva il lupo, viva il lupo, viva il lupo. Allora, diamo un inno, Serafe. Io penso che una puntatella ci tiriamo, no? Pure la seconda, poi ci facciamo dopo, no? 5 minuti e la finiamo, zio Pe. Ragazzi, bravi veramente, facciamo vedere poi la gente che lavora qua in questo posto meraviglioso. Come no? Fai in diretta, voglio, facciamo in diretta in cose, senza... Facciamoci una foto, dai. Una a destra e una a sinistra di zio Pino. Grande zio Pino. Grazie ragazzi, buon lavoro a tutti, capisco che c'è anche un po' di tensione, eh. Ciao raga, 14.30 sulla C canale 19, grazie ragazzi, grazie, grazie. Vieni qua. Noi non tagliamo niente da 30 anni, l'unica cosa che abbiamo tagliato qualche volta se c'è qualcuno che risponde in malo modo. Quindi, vabbè no, quello ci mancherà. Tanto scrive sulla pagina. Perfetto. Ciao raga, buon lavoro, andiamone. Allora, Serafe, io direi poi di inoltrarci, penso che chiudere una puntata va bene, no? Perché poi ne facciamo tre, ne facciamo. Abbiamo fatto un po' vedere... Quanto abbiamo ancora? 3 minuti. Allora, andiamo verso là, incontriamo un po' la gente. Esci mica, buon lavoro, ragazzi. Fai vedere i giubbotti. Che se poi non la mia pigliamo. Siete gente retta? Ha messo l'autobus. Chi sei Ginetti, quello che vedete voi in televisione? Ciao! Buon lavoro! Ma come sono bambini che mi sono là? Ragazzi, che pensi che io ho 100 anni, no 101. Grazie. Buon lavoro, amici miei. Andiamo nei topos. Se no ti aggaggiano chissà. Allora. No. Non passiamo davanti alla telecamera, se no ne angugnano la capo, Seref. Noi arrangiamo quando passiamo con noi. Siamo all'apertura. È bella, buonasera. Come stai? Siamo non in presa diretta, ma siamo registrati per mettersi. Buon lavoro, dottore. Grazie. La RAI, ragazzi, ci ha sempre, negli anni che furono, sempre, ci ha sempre degnato di un grande, grande attenzione. Bravi veramente. Complimenti, in bocca al lupo anche a lei. Anche grazie. A voi tutti. Viva il lupo. Viva, ecco, fino a il presidente lupo. Viva il lupo. Quanti minuti manca, Safi? Quanti minuti c'è manco? Pure la RAI! Serve quando manca ancora? Non finisce mai questa puntata. 2 minuti. Andiamo lì. Grazie, buon lavoro. Ciao, buon lavoro ragazzi. Buon lavoro. Ciao, ciao. Che sei Topos? Topos, saluta. La RAI! Oh no, Serafe, una puntata basta e su vecchia, perché la mandiamo martedì questa qua, no? Eh sì, zio Pino. Poi mercoledì che mandiamo? No, quella che registriamo quando? Un'altra puntata non esce, perché poi facciamo fare il lavoro alla nostra grande... Ecco che la forza pubblica, vedete com'è? Un po' prima, signore, buonasera, come sta? Che... Sei cacagliato proprio mo che sta facendo... No, no, un saluto. Solo un saluto, solo un saluto. Buonasera. Ancora peggio, mi fa fare proprio una figura... Perché è venuta questa manifestazione bella, perché per venirci? Perché è un ponte di Calatrava. Ragazzi, risposta intelligente. Grazie, no, buon divertimento, perché non ci vogliamo disturbare. No, no. Però buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, grazie. Ok, il ponte, perché c'è il ponte di Calatrava? Hai fatto questa bella immagine, Serafe, eh? Straordinario. Forse domani andiamo a Brasile, una puntateggia. Ma perché cacchio due puntate un giorno c'ho. Allora, due cose importanti. Innanzitutto devi capire che Ginette è nervosa, perché tutti i giorni non la puoi portare tutti i pari. Due, è contenta.
2 faccio la barba. Non fate il tempo. E 3 Antonio, 3 Antonio, 3 Antonio, faccio vedere questa cosa. Saluto gli amici, ci vediamo domani alle 14:30. E replica giovedì, ma ecco tutti, quasi tutti alle 23 la replica, giusto? Sì, sì. Ciao.